Non si tratta solo di specifiche tecniche, si tratta di come queste macchine ci parlano e ci ispirano. Ogni dettaglio qui è pensato per chi ama l'essenziale, dal corpo minimalista alla sensazione di lusso discreto che emana. Perché diciamocelo, l'ideale del fotografo artista perennemente in bancarotta ma con la Leica al collo non tiene più al giorno d'oggi. Leica è un oggetto che non vuole solo essere uno strumento, ma un compagno di viaggio. E come un buon compagno di viaggio, non di quelli che vi rallenta solo, Leica non ha nulla di superfluo, solo quello che serve davvero. Il peso è perfetto, con la maggioranza delle ottiche la fotocamera è perfettamente bilanciata. La finitura è impeccabile, grip perfetto, liscia e solida al tatto. Questo non è un oggetto di consumo veloce, è qualcosa destinato a durare nel tempo. Ogni movimento, dal montaggio delle lenti alla regolazione dei comandi, è meccanico e preciso. No, non è come nessun'altra fotocamera che abbia mai usato. Questa macchina ti costringe a pensare, e so che può sembrare strano da sentirsi in questo periodo storico, ma ebbene sì, pensare. Un'esperienza che ricorda quella delle Leica classiche, ma con l'innovazione della M11. Il primo scatto è perfetto, silenzioso, quasi impercettibile. Il suono delle lamelle dell'otturatore è sordo, ovattato. Lo senti più sulle dita che con le orecchie. La qualità dell'immagine è ottima, soprattutto dopo che avrete imparato a mettere a fuoco con il sistema a telemetro. Effetto placebo? Non lo so. Ma scattare con il sistema M di Leica ti eleva, ti dà la sensazione di scattare in modo meditato. Tra tutte queste parole ho dimenticato di far vedere una cosa che è inclusa nell'acquisto, ma che in realtà non si vede. La Leica Photos App. Questa è probabilmente l'app migliore che io abbia mai usato in ambito fotografico. Si connette perfettamente con il cellulare e permette di controllare e scaricare le foto e di aggiornare la fotocamera stessa.